galata su galatico, galata su rizzo, mondo forza, sono galata su distella, mi vedi, sono galata su mondo forza, galatica mia, galata su tizio amici, galatica mia, galatica mia, galatici amici, ma soprattutto galatica mia, che sono il vostro tempo, distella, mi vedi, mondo forza. Bentornati nel mio mondo forgia. Oggi parleremo della casa della fede, House of Faith. Oggi parleremo dei Kodor. Devo ammettere che è difficile per me parlare dei Kodor perché sono la mia gang preferita. Sono la mia casa preferita e quindi rischio di essere poco obiettivo e di lasciarmi andare nell'estasi religiosa della redenzione, ma cercherò di essere, come il mio ruolo di tech priest richiede, il più obiettivo possibile. Partiamo da come vengono visti i Kodor dagli altri clan, degli straccioni, dei saccheggiatori, degli spazzini. Principalmente i Kodor sono i riciclatori di Necromunda. Ovunque ci siano dei rifiuti, ovunque ci siano delle fabbriche abbandonate, i Kodor, come degli avvoltoi, si gettano e vanno sostanzialmente a strappare quelle poche risorse che si possono ancora recuperare per riciclarle e riutilizzarle. Questo fa di loro uno dei clan più poveri, ma al contempo uno dei clan più importanti, poiché senza di loro le fabbriche si fermerebbero perché le risorse di cui queste fabbriche hanno bisogno mancherebbero. La loro vera potenza però non viene tanto dalla ricchezza come per altri clan, ma viene dalla fede. Fede che attira i più bisognosi, e su Necromunda questi sono tanti. Quindi, come potete immaginare, i Kodor sono uno dei clan più popolati, uno dei clan con più carne da macello da mettere nelle schermaglie. Ho parlato di fede. Cosa intendo per fede? Il culto imperiale? Diciamo di sì, perché in verità i Kodor appoggiano, seppur non sbandieratamente, una scheggia del culto imperiale, i redenzionisti. Secondo questa scheggia, secondo questo piccolo sottoculto, l'universo è condannato ed è colpa degli esseri umani. L'unico modo per salvarlo, per redimere il genere umano, è mondarlo dai peccatori, nel bene o nel male. Prima della nascita dei redenzionisti, i Kodor erano una piccolissima casa al di sotto di tutti gli altri clan. Non erano uniti, rischiavano di estinguersi proprio perché i vari signori della guerra dei Kodor litigavano più tra di loro che verso, diciamo, i veri nemici, e questo portava sostanzialmente il clan a tantissime lotte intestine e a indebolirsi sempre di più. A quel tempo un uomo chiamato Encorderius Brain, mentre lavorava in una delle fabbriche insieme a milioni di altri operai, cadde in un macchinario, ma in quel momento venne salvato dalla luce dell'imperatore, che gli assegnò la missione di condurre una crociata verso mutanti, streghe ed eretici per redimere in questo modo le loro anime, le anime delle persone di Necromunda. E questa scintilla di fede diede il via a un movimento che si insinuò in qualsiasi angolo di Necromunda e addirittura in qualsiasi ceto. Certo, alcuni dicono che Brain trovò la sua religione dopo aver preso un colpo di proiettile in testa, però questo ovviamente non viene detto dai vanti Kodor. L'allora capo della casa, il primo nobile Aornat VI, vide nella nuova fede un mezzo per unire la sua gente. Sebbene i precetti della fede abbracciata portarono poi alla sua caduta, poiché
non era ritenuto abbastanza fedele verso il culto della redenzione per poter rimanere a capo della casa, riuscì davvero a unire il clan sotto uno scopo comune, trasformando i Kodor nella House of Fate, nella casa della fede. Quando questa unione di intenti portò il clan a cominciare veramente a ingranare, e grazie a questo ritrovato numero lo portò a livello delle altre case, una delle nobili case, come vi avevo raccontato nell'episodio introduttivo, le case sopra i clan, la nobile casa Coiron entrò negli affari dei Kodor, quindi sostanzialmente dietro una grande dimostrazione di fede entrarono all'interno della gerarchia, facendo in modo sostanzialmente sia di supportarli, ma che a questo punto i Kodor diventassero qualcosa di strutturato che potesse portare a loro guadagno. Questo fece paura agli altri clan e tramando nell'ombra decisero di far agire Lord Elmaur e addirittura l'ecclesiarchia contro la violenza dei redenzionisti. Questa loro crociata venne sostanzialmente dichiarata eretica per la loro violenza. L'allora capo del clan, che dopo essere diventato una casa venne chiamato il Thane Sprigham, promulgò quindi la Pax Redemptos, un documento secondo cui chi tra i redenzionisti avrebbe preso in mano delle armi sarebbe sostanzialmente diventato un fuorilegge. Qui si creò quindi una spaccatura all'interno dei Kodor. I Kodor legali, che sono sostanzialmente una gang, diciamo, ufficialmente non religiosa, e le gang fuorilegge dei redenzionisti, che sono dei fanatici religiosi nella loro crociata, che sulla carta non sono dei Kodor. Ovviamente il confine tra le due cose è meramente ipotetico. La cosa che a questo punto ha salvato la casa è il fatto che i clan e Lord Elmaur capirono in quel momento che anche se i Kodor dovessero essere distrutti, la fede e i redenzionisti continuerebbero a esistere, anzi in quel caso sarebbero senza un controllo di un capoclan, di un Thane, e quindi diventerebbero ancora più pericolosi. Qual è la struttura della House of Fate? Qual è la struttura della casa Kodor? Sopra di tutto c'è il Dio Imperatore. A capo quindi del clan viene visto il Dio Imperatore stesso, le cui parole confluiscono nel Thane. L'attuale Thane dei Kodor è Lord Mormaer, una personalità abbastanza eccentrica, tanto che, visto che è il veicolo delle parole dell'Imperatore, si ritiene al pari di Lord Elmaur, si ritiene al pari del rappresentante della casa imperiale. Ovviamente questo non viene visto di buon occhio, ma Lord Elmaur lo vede talmente al di sotto di lui da non farsene un problema. Al che abbiamo sotto il Thane due correnti, la corrente legale e la parte invece fuori legge. Come è composta una gang legale dei Kodor? Abbiamo un World Keeper, un custode della parola, che è praticamente l'anello di congiunzione tra i fratelli Kodor e la parola di Lord Mormaer e di conseguenza dell'Imperatore. Loro guidano le gang aiutati dai Firebrand, che può essere tradotto sia come tizzone che come demagogo. Sono sostanzialmente il braccio destro dei World Keeper. Sotto di loro abbiamo la gang composta di fratelli, infine abbiamo gli Yuv, ovvero i giovani che diventeranno un giorno, forse se sopravviveranno, Firebrand o World Keeper,
che vengono chiamati Bone Pickers, raccogli ossa. Nelle gang fuorilegge invece abbiamo a capo un prete redenzionista, aiutato dai suoi bracci destri che sono i diaconi, sotto di loro i fratelli redenzionisti e nel loro caso gli Juve vengono chiamati zeloti. Una particolarità di una gang dei Color è il ruolo delle donne, poiché secondo la Pax Redemptor solo gli uomini possono prendere le armi per combattere la crociata. Fatto sta che alcune donne particolarmente zelote, particolarmente religiose, hanno deciso di contravvenire a questa legge o mascherandosi da uomini oppure creando proprio delle gang fuori legge di donne Color. E se continuerete a seguirci probabilmente vedrete un mio progetto a riguardo, perché questo piccolo trafiletto in House of Fate mi ha particolarmente incuriosito e penso che lo trasformerò in una gang sul tavolo da gioco. Un'altra particolarità è perché, come avete intuito, i Color sono molto pieni di controsensi, sono una gang che non dovrebbe scendere in battaglia, ma lo fa, e chi scende in battaglia è un fuorilegge, non dovrebbe essere un Color, ma lo ritroviamo comunque all'interno della struttura dei Color, è il ruolo dei mutanti, poiché secondo i precetti scritti da Brain, il mutante deve essere cacciato, non deve esistere. Ma se il mutante fosse particolarmente religioso? Difatti, all'interno delle miniature dei Color, noi ne troviamo una molto particolare che si chiama Stig Shambler, che è un colosso enorme ma dal poco cervello, praticamente cavalcato da un piccolo nanetto che utilizza una mitragliatrice a bordo di questo suo fratello più grande. Se un mutante si dimostra particolarmente pio, può quindi essere accettato all'interno dai Color, che tanto usano sempre queste maschere che coprono il loro volto e di conseguenza la mutazione spesso e volentieri viene nascosta. E una domanda che spesso ci si fa: come fa una gang Color a attirare così tante persone? Lo abbiamo detto, con la forza della fede, spesso e volentieri vengono prese persone disperate, lasciate dagli altri clan oppure completamente sul lastrico, ma in alcuni casi gli Yuv, quindi le nuove leve all'interno dei Color, arrivano da quella che viene chiamata la raccolta dei bambini. Visto che i Color sono molto buoni ai loro stessi occhi, sono delle personalità che fanno di tutto per il bene degli altri, una delle attività che viene fatta dai Warkeeper spesso e volentieri è di adottare i poveri orfani, e sappiamo che ce ne sono parecchi, trovatelli in tutti i vari sottoformicai di Necromunda. Alcuni dicono che non solo i veri e propri orfani vengono raccolti dai Color. Di fatto, in molti formicai ci si lamenta che se un bambino viene lasciato per un attimo incontrollato, potrebbe diventare un Color, volente o nolente. Ma quindi, i Color, su cosa si basano? Su cosa basano la loro forza? È vero, abbiamo detto che il loro numero è talmente alto da riuscire a rivaleggiare comunque con dei clan più ricchi, ma meno numerosi. Però da questo punto di vista, per essere un clan, degli introiti li devono avere. E questi introiti vengono dalle grandissime discariche. Quindi tutte le discariche all'interno dei formicai sono l'industria dei Color. Tutto quello che può essere raccolto, tutto quello che può essere riutilizzato, tutto quello che può diventare qualcos'altro
viene raccolto e portato dai Kodor in modo da essere rivenduto agli altri clan come materia prima. Come detto, senza questo materiale molto probabilmente gli altri clan non riuscirebbero a produrre, soprattutto i Goliath, le loro, la loro industria si fermerebbe completamente. Facendo questo, un Kodor riesce a racimolare qualche credito, che incredibilmente viene speso nel clan stesso, poiché quando un Kodor trova in queste discariche una reliquia, che possa essere vera o percepita, per poterla tenere deve pagare il clan. Quindi spesso e volentieri quello che guadagna un Kodor lo investe nel clan stesso in fede per poter avere una reliquia, per poterne tenere una che l'ha trovata, per poterne comprare una di un fratello caduto, e di conseguenza il clan continua ad automantenersi. Infine, quando qualcuno non vuole fare un lavoro, spesso e volentieri questo viene assegnato ai Kodor. Un Kodor spesso e volentieri è talmente disperato da accettare i lavori che nessun altro vuole fare, poiché il fatto che nessuno lo voglia fare è una mancanza di fede nel Dio Imperatore. Con questo piccolo trucchetto, con questa, diciamo, trucco psicologico, spesso e volentieri i Kodor vengono mandati, invitati a fare i lavori pericolosi o sporchi, per cui rischiano di finire in crepacci all'interno di macchinari o addirittura sbranati dalle bestie nel sottoforvicaio. I territori dei Kodor sono, a differenza di quelli dei Delac, ben marcati. Ci tengono a far vedere che un luogo è un luogo di fede, e quindi spesso e volentieri, anche se è un mero cumulo di sporcizia in cui si può guadagnare qualcosa, i Kodor trasformano in piccole roccaforti della loro fede, dove possono nascere o comunità o addirittura delle proprie, dei piccoli santuari per la redenzione, e di conseguenza spesso e volentieri i territori dei Kodor sono i cumuli di sporcizia, perché come viene detto, dove ci sono rifiuti ci sono i ratti e ci sono i Kodor. Spesso e volentieri quindi le zone più povere del sottoforvicaio sono il luogo in cui prosperano i Kodor, e spesso e volentieri, anche se inizialmente derisi dagli altri clan, diventano centri molto importanti che possono fare da base alle operazioni dei Kodor, sorprendendo spesso e volentieri anche invece clan più militaristici. Anche all'interno delle Ash Wastes, di cui tra poco sapremo qualcosa di più, mentre il registro è... siamo in attesa del pre-order per la nuova scatola di Necromunda. Anche nelle Ash Wastes ovviamente ci possono essere delle opportunità, dei territori, dei Kodor, soprattutto nelle miniere, ovviamente non la parte più ricca, perché spesso e volentieri viene presa dagli Orlok, di cui parleremo, ma i rimasugli, anche in questo caso, ciò che spesso e volentieri per gli altri è troppo costoso da sfruttare, per i Kodor con la carne da macello che possono schierare, invece diventa un qualcosa di assolutamente redditizio. Il territorio però più importante per la House of Fate è il centro di potere, ovvero il Palazzo delle Ossa, una vera e propria cattedrale, così chiamata perché è cosparsa delle ossa dei fedeli che si sono meritati tale onore. Qui Lord Mormaer e i più importanti World Keeper comandano e decidono il volere del clan. È un luogo talmente particolare che contiene addirittura delle vere reliquie trovate, sì, nelle grandi discariche, poiché in Necromunda spesso e volentieri anche i più grandi eroi muoiono e scompaiono nei punti più impensati del sottoformicaio,
Tanto che con grande scorno l'ecclesiarchia, quando viene invitata a fare visita al Palazzo delle Ossa, è costretta a guardare queste reliquie esposte da un clan considerato di straccioni, che però, come avete intuito, riesce a rivaleggiare in tutto e per tutto, anche con i clan più potenti. Attenti ai Kodor e attenti al loro numero.